invoca lo Spirito Santo nel tuo deserto. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Siamo alla seconda domenica di Avvento, anno B. Accogliamo il Vangelo che la liturgia ci propone. Marco, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 8. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Amen». Carissimi amici, come consuetudine nel tempo di Avvento, alla seconda domenica abbiamo di solito l'episodio di Giovanni il Battista, della sua predicazione nel deserto. Innanzitutto guardiamo un attimo una parte della sua biografia, cioè Giovanni il Battista era un giovane. So che ci sono molte raffigurazioni o dipinti dove lui sembra che abbia già una certa età, capelli bianchi, anziano, vecchio, col bastone in mano che grida a squarciagola nel deserto, dall'aspetto anche abbastanza severo di solito, perché prepara la via del Signore e grida, ma in realtà aveva soltanto 6 mesi più di Gesù. Gesù era un trentenne, quindi quando pensiamo a Giovanni il Battista, pensiamo a un giovane. Io già sono troppo vecchio per lui, ho almeno più di 10 anni di Giovanni il Battista. Era un giovane, pieno di Spirito Santo, che ha iniziato ad annunciare la venuta del Signore e a preparare la sua strada. Vediamo che l'Evangelista Marco cita il profeta Isaia al capitolo 40. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Ecco che il capitolo 40, siamo nel Deutero Isaia, quindi un tempo in cui gli israeliti erano in esilio a Babilonia e almeno spiritualmente iniziavano a prepararsi al ritorno, ma sono lontani dalla terra promessa e vivono un deserto dove sembra che Dio sia fuggito, non sia con loro. Ma il profeta Isaia dice: Dio è qui, preparate la via del Signore perché sta per arrivare il rientro nella terra promessa. Allora, alla luce di questo brano di Isaia e alla luce dell'episodio di Giovanni il Battista che stava in un luogo deserto e desertico soprattutto, ecco che riscopriamo tutte quelle situazioni e condizioni attuali della nostra vita, dove noi non sentiamo la presenza di Dio, dove noi sperimentiamo la crisi, le difficoltà. Sappi che per Israele, in tutta la storia della salvezza, il deserto sempre è stato un simbolo di un luogo privilegiato della presenza di Dio, dove Dio parla al cuore di Israele. Prendete ad esempio il profeta Osea, vai nel deserto e ascolta la parola di Dio, io parlerò al tuo cuore. Quindi rivediamo in questo tempo di Avvento le situazioni di deserto che spesso ci deprimono, ci scoraggiano e ci provocano angoscia, rivediamole in un altro contesto, con un'altra luce,
Dio sta per arrivare. Dio sta per manifestarsi in un modo nuovo nella nostra vita. Quanto è importante quindi non vedere il deserto come la morte, la fine, ma come un trampolino verso la nuova vita, verso le cose nuove che Dio sta per fare in te, nella tua famiglia, nella tua casa. Una luce nuova che sta per arrivare. E Giovanni il Battista dice quindi: preparati, prepara il tuo cuore, prepara la tua mente per ricevere il Salvatore in un modo nuovo in quest'anno, in questo Natale. Il Salvatore, dice Giovanni il Battista, battezzerà in Spirito Santo. Questa è una delle espressioni più belle e che noi poco pensiamo, poco riflettiamo sul fatto che Gesù, quando viene e si manifesta, battezza in Spirito Santo. Significa che ci immerge nel suo spirito, lo spirito della risurrezione, e ci fa vedere cose nuove. Quindi io vi invito ad invocare in questo momento insieme a me lo Spirito Santo e gli diciamo: vieni, vieni, o Spirito Santo. Spirito di Cristo, entra nella nostra vita. Noi oggi vogliamo essere immersi in te e vedere con i tuoi occhi che il deserto che sto vivendo e che mi sta di fronte non è la fine, ma è l'inizio di qualcosa che il Signore stesso mi farà vedere, qualcosa di grande, di sorprendente, grandi manifestazioni. Spirito Santo, scendi nella mia vita, scendi nella mia casa, riempi con la tua presenza la mia famiglia, ciò che io sto vivendo. E fa che in questo deserto inizi a preparare il mio cuore per una nuova venuta di Cristo. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, cari amici, come slogan abbiamo proprio questo oggi: invoca lo Spirito Santo nel tuo deserto. Ecco come vivere questa seconda settimana di Avvento. Guardare al deserto non con disperazione, ma con gli occhi dello Spirito suo, cioè che ci fanno vedere ciò che arriverà, come Dio ci sorprenderà. Amen. Voglio leggervi un'altra bellissima testimonianza di uno studente della nostra scuola biblica, che dice: Cristo è risorto. Ho scoperto Padre Luca e la coinonia Giovanni Battista attraverso YouTube, 3 anni fa più o meno, e ascolto quasi ogni giorno il commento quotidiano del Vangelo fatto da Padre Luca, che sempre mi ispira ad essere una persona migliore, a guardare le cose sempre dal punto di vista della fede cristiana sotto la luce dello Spirito Santo, a cibarmi ogni giorno della parola di Dio, sapendo che il messaggio contenuto nella sua parola è diretto a me e a nessun altro. Quando ho sentito Padre Luca presentare la scuola biblica online, è rinvenuto in me un desiderio che avevo fin da giovane di studiare un po' teologia. Sono ingegnere adesso. Ho capito che sarebbe stata un'opportunità perfetta. Mi sono iscritto subito. Ho ricevuto le lezioni una volta al mese. Ho letto le lezioni, ho ascoltato l'introduzione e i video di Padre Luca e ho fatto i compiti. Devo dire che non è stato semplice riservare un momento per fare questo, ma penso che se fino ad oggi sono riuscito è grazie a Dio. Mi mancano ancora 3 lezioni per finire il corso. Non sono parte della coinonia, ma mi rallegro sempre nel scambiare brevi messaggi con Yanka per i compiti e nel ricevere sempre una parola di incoraggiamento. Gioisco per tutto quello che fa la coinonia e che vengo a sapere attraverso questo canale di YouTube e la newsletter. Mi fa molto piacere fare la scuola biblica perché capisco meglio i Vangeli e la liturgia della Messa, e questo mi fa capire meglio la relazione di Dio e di Gesù con gli uomini, il loro messaggio di amore e di salvezza che è per tutti e anche per me e per la mia famiglia. Credo che la mia fede sia cresciuta in questi 3 anni, soprattutto il mio desiderio di essere più vicino a Gesù e di fare una vera esperienza in Cristo e ogni giorno sempre più forte. Spero di poter venire un giorno alla coinonia per fare la conoscenza di tutti voi e continuare il mio cammino verso Cristo. Grazie Padre Luca, Yanka e tutta la coinonia. Complimenti per il vostro bel lavoro e per donarci tutta questa conoscenza, tutta questa esperienza di fede
e tutti questi messaggi di amore. Grazie per essere disponibili a tutti coloro che lo desiderano e anche a me. Paolo, Svizzera. Grazie carissimo Paolo per la tua condivisione, per questo tuo annuncio e testimonianza e per come ti sei lasciato plasmare dalla sua parola in questa scuola biblica che continua già da 3 anni. Grazie per avermi accolto, buona giornata e a domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.